Orchidea di Melosoro, Orchidea di Medicina per l'anima, vi ricordo sempre i miei libri, Orchidea Storia e Personaggi, questa edizione, Orchidea Medicina per l'anima, questo è solo ebook, si può comprare su Amazon, mentre gli altri potete comprare su Amazon qui, e questo invece non è sulle orchidee, sono i miei pensieri notturni in ordine sparso, appunto si intitola così. Allora comprate, leggete e fate delle buone recensioni possibilmente. Oggi parliamo dell'orchidea degli scemi, l'orchidea in miniatura. Sono considerate orchidee miniature quelle che sono più piccole di 15 cm. Adesso ve ne faccio vedere qualcuno, adesso ce n'è fiorito una ventina tra fiorito e bocciolo. Oh, queste sono delle strepie. Questa è la strepia guttulata, vedete? Sempre degli insetti, vedete, hanno le antenne come gli insetti. Adesso qui gli ha mangiato la lumaca, gli ha mangiato due le antenne laterali. Vediamo questa qui se si vede meglio. Vediamo, questa è fiorita che si vede. Ecco, vedete così, vedete che ha le antenne. Alle antenne con la goccia in cima, come, proprio come quella degli insetti. Poi dei fiori anche abbastanza grandi. Allora, queste si inseprono, sono praticamente due sempre sotto, saldati assieme. Questo qua sopra è il labello, vedete che è il colore del sinsepolo. Questo qui è il labello, quello è la colonna, i due petali laterali e il sepolo dorsale. Queste sono delle strepie. Questa è un'altra strepia che però è in bocciolo, che vado qui per vedere se si apriva o non si è aperta. E questa invece è una pandurata. C'era anche il fiore, non c'è più, ecco, questo qua, eccolo sì, no, questa è una purpurea, no, una cuprea, questa è la cuprea, si sta aprendo adesso il fiore, vedete? Non è ancora aperto, questi sono i bocci, perché poi quando cominciano a fiorire fanno un sacco di fiori. Questa invece è una più grande di pianta, questa invece è l'orchidea muscipola, che poi fiori dietro la foglia, vedete? Perché poi dei fiori che sono molto belli, molto carini. Però la chiamiamo l'orchidea vergognosa perché li fa dietro le foglie, vedete? Con questi fiori ne fa un sacco, perché è molto fiorifera. Questa è la strepia muscipola. Vediamo qualcun'altra. Queste invece sono delle micro. Questa qui è la Mars Devalia o Fioglossa. Non so se riuscite a vederla. Questa qui è una strepia antennifera Brasile con i fiori molto piccoli, ma molto molto fiorifera. Adesso andando avanti ne fiorirà delle altre, poi ne faremo vedere ancora. Questa qui è una Pleurotalis grobi, che fa questi fiorellini qua. Questa invece è la Pleurotalis picta. Queste sono le orchidee micro, che sono quelle che sono conosciute come l'orchidea degli scemi, perché una volta c'era un appassionato di orchidee di Bergamo, Sergio Serighelli, che lui ogni tanto quando veniva qui cercava appunto queste micro orchidee, e questa qui è una Pleurotalis leptotifolia, vedete che fa questi fiorellini piccolissimi. Questa è una Noberonia, che però i fiori non si possono distinguere, perché qui sono tutti i fiori, ma con la lente, con una buona lente di ingrandimento per distinguere i fiori, qui sono un'infinità di piccolissimi fiori, ma si potranno vedere solo con una buona lente di ingrandimento. Questa invece, questa è una mini, non una micro, è l'Epidendrum porpax, che fa un sacco di questi fiori qua. Questa qui invece è la Neolemania pulchella, con questi fiorellini. E questa qui è un macroclinium, chissà cosa c'ha di macro, che fa queste infiorescenze qui. Questa invece pensavo che fioriva, oggi invece è ancora in bocciolo. Bulbophyllum mutabile, vedete, tutti i bocciolini, quando fiorirà sarà un po' più grande di così. Allora, si chiamano orchidee degli scemi perché una volta c'era appunto Sergio Serighelli, che era appassionato di queste micro orchidee, e ogni volta che veniva qui, stava in giro qualche ora a cercarsi un po' di orchidee, le metteva lì in un angolo, poi a mezzogiorno mi diceva, va bene, dai, prendo questo, dopo fammi il conto, e poi dammi anche tre o quattro quelle per gli amici, le Phalaenopsis. E io pensavo che le regalava agli amici. E una volta gli ho detto, guarda, se devi regalare agli amici possiamo confezionarle. Ah sì, questa qui è la Mars Devalia paiveana. Vedete, ha dei bellissimi colori. Nelle Mars Devalia anche c'è tante cose belle. Allora, dice, gli ho detto, se devi regalare possiamo anche fare una confezione. Allora mi dice, no, no, non devi regalare, solo che mi servono me, perché i miei amici sanno che sono appassionato di orchidee. E se quando vengono a trovarmi voglio vedere le orchidee, e se gli faccio vedere queste qua pensa che sono scemo, allora in mezzo ci metto qualche Phalaenopsis che dicono che belle,
Allora così sono contenti e va bene così. Allora le orchidee le dividiamo in quelle degli scemi e quelle degli amici. Le micro orchidee chiaramente sono quelle degli scemi, però non è che sono scemi, perché però per gli altri siamo visti come scemi. Ah, qui c'è un'altra che non ho fatto vedere. Questa è una steris. La steris ciliolata che però è in bocciolo. Magari domani o dopo sarà fiorita, le faremo vedere quando sono fiorite. Poi adesso andando avanti ne fiorirà anche tante, perché qui c'è un modo da vedere queste qua nelle micro e nelle mini. Ve le farò vedere man mano che fioriscono. Ok, a domani.